Buona giornata, in questo video ti parlerò di come dimagrire in menopausa velocemente. Spero che presti attenzione e prenda nota dell'intero video. Prima di iniziare, vorrei invitarti ad iscriviti subito al mio canale se non l'hai ancora fatto. Allo stesso modo, attiva la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video che caricherò. Iniziamo. Si calcola che dopo i 50 anni, la donna ingrassi in media 1 kg all'anno. Il girovita lievita di 2-2,5 cm. I chili resistono e si accumulano proprio all'altezza del bottone dei jeans. La distribuzione dell'adipo è influenzata dall'assetto ormonale che in menopausa si modifica. Inoltre, siccome si vive negativamente questa fase, si provoca un aumento dell'ormone dello stress. Il cortisolo, che influisce sull'accumulo di adipe, soprattutto a livello di addome, busto, collo e braccia. Le belle forme a clessidra si trasformano in figure più rotonde, a mela. Simili a quelle maschili, le fluttuazioni ormonali tendono poi a stabilizzarsi in 3 a 4 anni. Come rimediare? Controlla il menù giornaliero. A colazione fai il pieno di fibre. I fiocchi d'avena sono ricchi di beta-glucano, che migliora il metabolismo. Bevi il tè verde, che ha virtù dimagranti. Aggiungi 200 ml di latte di mandorle o cocco. Un cucchiaio di semi di lino, chia o zucca e una fonte di proteine come una fetta di prosciutto sgrassato o di salmone affumicato. Come snack tra un pasto e l'altro. Vanno bene 5 a 6 olive o la frutta oleosa, 2 noci del Brasile, 10 pistacchi non salati, oppure 150 g di ananas con il torsolo, è lì che c'è la bromelina, una sostanza drenante e anticellulite. A pranzo e a cena riduci i carboidrati semplici, dolci, biscotti, e aumenta quelli ad assorbimento lento come pasta integrale, kamut, farro. Prova il riso venere alle verdure o la quinoa con pesto alla rucola e pistacchi. Preferisci la cottura al vapore e non farti mancare pesce azzurro e acciughe, aringhe. Petto di tacchino che contiene triptofano che influisce sull'umore, verdura, frutta. Aggiungi alle tue ricette sedano, prezzemolo, menta e basilico, che sgonfiano e depurano. Voglia di dolce. Succede per via degli ormoni e della carenza di serotonina. I polifenoli del cacao risollevano l'umore, puoi concederti 30 g di cioccolato fondente al 70%. Integratori? Sì, grazie. Anche alcuni integratori sono indicati per buttare giù peso in menopausa, l'acido alfa-lipoico ottimizza la funzione dell'insulina, mentre l'estratto vegetale di Coleus forscoli, pianta dalle proprietà bruciagrassi, interviene sulla tiroide favorendo la perdita di peso. Le dosi giornaliere sono stabilite dal medico, da 100 a 800 mg per l'acido lipoico. 150-300 mg per il Coleus. Un check alla tiroide. Secondo una ricerca della Fondazione Cesare Serono, molte donne confondono i sintomi di una disfunzione tiroidea, come l'aumento di peso, con quelli della menopausa e non si controllano. È opportuno verificare i livelli di TSH, l'ormone che regola la tiroide, perché in menopausa, anche nelle donne sane, il cortisolo riduce l'efficienza degli ormoni tiroidei, così il metabolismo tende a rallentare. Se sono già presenti disfunzioni tiroidee prima della menopausa, può verificarsi un peggioramento. Consigli per perdere peso in menopausa. Ecco alcuni modi per migliorare la qualità della tua vita e rendere più facile la perdita di peso durante la menopausa. Fai un sonno di qualità. Dormire abbastanza e bene è importante per ottenere e mantenere un buon peso corporeo. Le persone che dormono troppo poco hanno livelli alti dell'ormone della fame grelina. Livelli più bassi dell'ormone della sazietà, leptina, ed è più probabile che siano in sovrappeso.
Sfortunatamente molte donne in menopausa hanno difficoltà a dormire a causa di vampate, sudorazione notturna e altri effetti psicologici dovuti alla carenza di estrogeni. Riduci lo stress. La riduzione dello stress è anche importante durante la transizione. Oltre a un aumento dei rischi di malattie cardiache, lo stress conduce a elevati livelli di cortisolo, che sono associati a un aumento del grasso addominale. Fortunatamente, diversi studi hanno evidenziato che lo yoga può ridurre lo stress e alleviare i sintomi nelle donne in menopausa. Altri consigli per la perdita di peso. Ecco qualche altro consiglio che può aiutarti a perdere peso in menopausa o ad ogni età. 1. Mangia proteine. Le proteine ti rendono pieno e soddisfatto. Potenziano il metabolismo e prevengono la perdita di massa muscolare quando perdi peso. 2. Mangia cibo ricco di fibre solubili. Consumare cibo ricco di fibre come frutta e verdura può aumentare la sensibilità all'insulina, ridurre l'appetito e promuovere la perdita di peso. 3. Bevi. Bevi acqua calda lontano dai pasti. Anche il tè verde può essere utile perché aiuta a bruciare i grassi, in particolare quando è combinato con un training fisico. 4. Pratica l'alimentazione consapevole. L'alimentazione consapevole può aiutare a ridurre lo stress e migliorare il tuo rapporto con il cibo, così puoi mangiare meno. Conclusione. Per quanto la perdita di peso in menopausa possa essere il tuo obiettivo principale, è importante che faccia cambiamenti nella dieta che sei in grado di mantenere a lungo termine. È sempre bene concentrarti sulla salute, piuttosto che sul numero di chili persi. Mantenere uno stile di vita salutare può aiutarti a vederti e sentirti al meglio durante la menopausa e oltre. Ora, ti piacerebbe conoscere e applicare il metodo che mi ha aiutato ad eliminare il grasso addominale in un modo naturale ed efficace? Se la tua risposta è sì, ti invito a cliccare sul link che è nella descrizione di questo video.